Salve a tutti, Matteo Galli, Comitato Sava. Siamo qui a Pan del Massiano e adesso misureremo, partendo da qua, quanto tempo ci vuole per arrivare a Creti. Tre test stradali, timer alla mano per cronometrare le distanze e dimostrare i tempi di percorrenza di un'eventuale stazione alta velocità nel comune di Cortona, Creti, rispetto ad un'ipotetica che si potrebbe realizzare nel comune di Arezzo, a Rigutino. Ad effettuarli il comitato Sava, che ha coperto i tracciati Perugia Creti, Arezzo Manziana e Arezzo Creti, riportando poi i minutaggi. Il primo test da Pian di Massiano a Perugia a Creti. Location della stazione, guardate. Vado dello stop, siamo a 45 minuti e 46 e quindi abbiamo rispettato tutti i limiti di velocità e da Pian del Massiano, che sono comunque 55 km, abbiamo impiegato 45 minuti. Non c'è nulla da dire, questa location di Creti è proprio in mezzo al nulla. Il secondo invece ha interessato la tratta da Arezzo alla Manziana, ovvero la location di una stazione alta velocità media Etruria al servizio di Arezzo e provincia. Stiamo arrivando, eccoci qua. Ora chiaramente qui ipotizziamo di andare anche un pochino più avanti. Comunque, stoppiamo, siamo sui 15 minuti di percorrenza. Quindi comunque si sta parlando di un'infrastruttura che potenzialmente sarebbe molto vicina alla città di Arezzo. Nel terzo test il comitato si è recato a Creti partendo da Arezzo. Siamo a 38 minuti e 23 secondi, quindi siamo in una location molto lontana dalla città di Arezzo e dalle sue vallate, a parte ovviamente la Val di Chiana. I test confermano dunque, secondo il comitato, la lontananza dell'ipotetica stazione cortonese sia da Perugia che da Arezzo.